Ben ritrovati amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube e del sito gianlucarossi.it. Vi parlo alla vigilia dei recuperi di campionato da un ventosissimo San Siro che intravedete alle mie spalle. Capisco che devo avere i capelli come se mi ci avessero tirato sopra dei petardi, ma figuratevi, sono arrivato qui in scooter, in più c'è questo vento tipo bora e quindi vedrete insomma l'immagine sicuramente anche un po' mossa, spero di no. Intanto vi volevo ricordare come sempre il sito e il codice Gian, il sito che mi accompagna ogni tanto nei miei video editoriali, se volete avere un po' di cose anche retro dell'Inter o di altre squadre, naturalmente codice Gian che vi dà diritto al 10%. E adesso parliamo naturalmente dei recuperi di campionato che ci permetteranno perlomeno di riequilibrare le partite giocate tra le prime della classe. Poi c'è anche un Lazio-Torino che verrà recuperato, come vi ho detto, a fine mese. Sono sempre un po' in tensione durante il periodo di Covid, ma è stato recuperato anche D'Ambrosio che si è negativizzato e devo dire che tutta la situazione dei tamponi, dei nazionali, sapete che c'è un mezzo cluster purtroppo nella nazionale italiana, bene, per quanto riguarda i nostri sono a posto. Quindi teoricamente sono tutti a disposizione per quanto riguarda il Covid, visto che si è negativizzato anche D'Ambrosio. C'è però un problema, e il problema è la squalifica contemporanea di Brozovic e di Bastoni. Sapete che non mi metto certo a dare consigli ad Antonio Conte, che ha tagliato il traguardo delle 500 partite sui club, i vari club, ne ha vinte praticamente quasi 300, oltre 60%, figuratevi se mi metto a dare consigli io ad Antonio Conte di formazione. Tutti vogliamo rivedere Sensi, naturalmente pensando che sia squalificato Brozovic, tutti vogliamo, alcuni magari vogliono la conferma di Ranocchia, ma personalmente io non vedo l'ora di rivedere anche Danilo D'Ambrosio che ha fatto bene, sembra che possa giocare anche Darmiani, insomma non fatemi dare consigli ad Antonio Conte di formazione, tanto più che la conferenza stampa della vigilia Antonio Conte non l'ha fatta, quindi c'è a tempo per pensare fino a domani alle 18.45 quali saranno i migliori giocatori. Tra l'altro potrebbe anche riposare Lautaro, a quanto sento, e giocare Sanchez, che comunque era segnalato nelle ultime partite, direi sufficientemente in forma. Dobbiamo stare attenti al Sassuolo, eh? Voi direte, ma Gianluca ogni volta ci dici che c'è una partita per cui dobbiamo stare attenti. Per Bologna-Inter ci avevi detto che dovevamo stare attenti perché era la ripresa. Ebbene sì, certo, poi abbiamo vinto, magari non brillando, e adesso è chiaro che si pensa alla partita successiva. È chiaro che con questo recupero di campionato l'Inter potrebbe andare addirittura a più 11 sul Milan, insomma, tanto il vento sta soffiando in un modo incredibile, più 11 insomma comincia ad essere, devo dire, un vantaggio in doppia cifra non indifferente. Però col Sassuolo dobbiamo stare attenti, ragazzi, perché è col Sassuolo, soprattutto a San Siro, perché è la storia di questa squadra che ci dice che dobbiamo prestare molta molta attenzione. Perché vi dico questo? Perché se voi andate un pochino indietro con la memoria scoprirete che il Sassuolo nelle ultime partite a San Siro, se non ricordo male, poi siete sempre in tempo a correggermi, l'avete già fatto e avete fatto bene, dopo vi dico a quale proposito mi avete corretto, il Sassuolo credo che abbia rimediato qui in questo stadio contro di noi 2 vittorie e 3 pareggi. Allora è vero che siamo andati a vincere alla 9ª giornata quest'anno a novembre a Sassuolo 3-0, ma giocandosi a San Siro è chiaro che contano anche i precedenti, naturalmente non positivissimi, degli scorsi anni. Insomma, non è fuori luogo dire che il Sassuolo a San Siro perlomeno è stato per molto tempo, per lunghi anni, la nostra bestia nera. Mi ricordo che un anno con Spalletti rischiammo addirittura di perdere la Champions, segnò forse Politano che giocava col Sassuolo, che poi sarebbe venuto all'Inter e poi sarebbe andato al Napoli, e lì rischiammo davvero di vederci sfuggire la zona Champions quando avevamo questa partita col Sassuolo da vincere e la perdemmo. Quindi bisogna stare attenti, ragazzi, col Sassuolo, tanto più che l'Inter viene da 9 vittorie consecutive. Come dico sempre, mi sembra un po' impossibile vincerle tutte, perché sarebbe davvero incredibile, insomma,
arrivare a una quota punti straordinaria. Dicevo che mi avevate corretto e avete fatto bene, perché ovviamente io ogni tanto la mia anzianità si sente, la mia memoria va un po' a farsi benedire, perché nell'ultimo video editoriale, parlando delle sconfitte che avevano fatto le squadre che avevano in precedenza vinto lo scudetto, praticamente la Juve, soltanto la Juve, avevo detto che nella famosa stagione dei 102 punti la Juventus non aveva perso nemmeno una partita, e mi sono sbagliato, mi avete opportunamente corretto, perché in realtà, ricontrollando, la Juventus aveva perso con la Fiorentina, c'era Giuseppe Rossi che aveva fatto credo 3 gol, e col Napoli. La stagione in cui la Juve aveva chiuso imbattuta con 0 sconfitte era stata la prima in pratica di Antonio Conte, quindi 2011-2012, in cui non aveva perso nemmeno una partita, famosa stagione in cui è partito poi proprio con Antonio Conte il ciclo della Juventus. Ecco, in quell'anno devo dire la Juventus chiuse con 0 sconfitte, qualcosa che noi non possiamo più fare, perché abbiamo già perso con la Sampdoria e con il Milan, come ben sapete. Però possiamo fare una cosa curiosa, perché sono andato a controllarla grazie ai miei amici statistici, scusate, devo ricontrollare bene perché poi se sbaglio guai. Noi potremmo però, se dovessimo battere proprio qui a San Siro la Roma, l'Udinese e la Sampdoria, perché le ospitiamo qui a San Siro, l'Udinese è l'ultima, potremmo fare una cosa assolutamente curiosa, particolare, forse unica per l'Inter, perlomeno negli ultimi anni. Potremmo aver battuto alla fine di questo campionato tutte e 19 le nostre concorrenti almeno una volta, almeno una volta, perché è chiaro che col Milan hai perso, con la Sampdoria hai perso, però già il Milan l'hai ribattuto. Se dovessi ribattere la Sampdoria, ecco, l'Udinese e la Roma chiuderesti avendo battuto tutte le 19 del campionato di Serie A di questa edizione. Guardate che non è poco, perché se andiamo a vedere non è una cosa facile. Per esempio, nello scudetto dei record di Giovanni Trapattone 88-89, quello dei 58 punti, noi non battemmo la Juve, facemmo 1-1 all'andata e 1-1 al ritorno. Nel 2006-2007, veniamo agli scudetti più recenti, non battemmo l'Udinese 1-1 e 0-0 all'andata. Io sto parlando di batterla almeno una volta. Nel 2007-2008 non battemmo ancora la Juve 1-2-1-1 e l'Udinese 1-1 e 0-0. Nella stagione 2008-2009, Mourinho, che aveva preso il posto di Mancini, curiosamente non battemmo nelle due partite il Cagliari, solo il Cagliari, 1-1 e 1-3. Nella stagione del triplete, pensate che furono addirittura 3 le squadre che non riuscimmo a battere nemmeno una volta: il Bari, risultati 1-1 e 2-1 per il Bari, la Roma 1-1 e 2-1 per la Roma, e la Sampdoria 0-0 e 1-0 per la Sampdoria. Quindi negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 scudetti nostri non siamo riusciti a battere tutte le 19 che ci hanno fatto compagnia, e a me piacerebbe che quest'anno ci fosse anche questo primato. L'altro primato poi immediato da realizzare, lo sapete, se riusciamo a vincere bene col Sassuolo senza prendere gol, potremmo ritrovarci di nuovo, ci serve almeno 3-0, che non è facile, potremmo sopravanzare di nuovo l'Atalanta per numero di gol segnati, noi ne abbiamo 66, l'Atalanta 68, e se la Juventus dovesse prendere un gol dal Napoli e noi non prendere gol, potremmo diventare anche la miglior difesa del campionato, perché attualmente noi abbiamo subito 26 gol, la Juventus ne ha subiti 25. Insomma, vedete che ad ogni partita si trovano delle curiosità, dei primati comunque temporanei magari da raggiungere. Viva l'Inter qui a San Siro, Inter Sassuolo, e state forti come sempre, state attenti, perché quando gioca l'Inter giochiamo un po' tutti noi, diciamo la verità. Ciao a tutti!